Ben ritrovati con l'Abruzzo del Pallone che ritorna a distanza di qualche giorno dopo il turno dell'Epifania che ci siamo lasciati alle spalle mercoledì scorso. Torna con una puntata che sarebbe dovuta essere un po' più completa di quanto poi in realtà dal punto di vista calcistico non sia stata, perché ci sono stati dei rinvii causa Covid e poi ci saremmo gustati molto volentieri uno scontro tutto abruzzese tra il Notaresco e la Vastese, gara rinviata, ma stavolta il Covid non c'entra nulla, infortunio dell'arbitro Valerio Bocchini di Roma 1 e dunque non essendoci il quarto uomo in Serie D, purtroppo le due squadre hanno dovuto declinare l'appuntamento. Adesso si apre ovviamente la ridda di ipotesi su quando recuperare il match del Savini di Notaresco, che sarebbe stato importante sia per i rossoblù perché oggi il Campobasso non giocava e avrebbe avuto comunque uno scontro diretto con la Recanatese, e per la Vastese che invece doveva risalire la classifica. Il Giulianova partita rinviata, il Pineto partita rinviata, l'unica abruzzese in campo di fatto è stato il Castelnuovo. Purtroppo è andata male perché un super Mercai del Vasto Girardi ha condannato la squadra di Guido Di Fabio alla sconfitta interna. Parleremo di questo, ma ovviamente essendo un'edizione con pochi contenuti faremo anche un salto all'indietro. Ovviamente parleremo anche del pareggio del Teramo di ieri. Tra le altre cose, si è appena concluso il posticipo delle 17:30 tra Ternana e Monopoli, successo della Ternana per 2-1 col Monopoli che ha sbagliato due calci di rigore. Lo faremo insieme a voi, qualora lo vogliate, al 392-623-7060 e insieme ai miei compagni di viaggio e ospiti che si alterneranno nel corso della serata. In redazione, ovviamente, come sempre, do il buon pomeriggio ad Andrea Costantini. Ciao Andrea, oggi è stato un pomeriggio di quelli che... da ricordare. Rimodulato. Sì, rimodulato a dir poco e te la sei dovuta veramente inventare, perché cose da raccontare c'erano pochine. In studio con me Stefano Recanati. Ciao Stefano. Ciao, buonasera a tutti. Che oggi invece era presente al comunale di Castelnuovo Vomano per questa sconfitta, poi ci dirai in che modo è arrivata, del Castelnuovo contro il Vasto Girardi. E in collegamento lo ritrovo con molto piacere, gli do il buon anno, Aldo Fattore. Ciao Aldo. Ciao Jacopo. Sono contento di rivederti, anche se da lontano. Oggi per te non è stata una giornata tanto tanto bella, perché la tua squadra... Direi proprio di no. Ecco, non voglio affondare il dito sulla piaga, però insomma stavo guardando su Facebook le lamentele dei tifosi dell'Inter. In effetti questo signore allenatore, scusa se parlo un attimo, ma veramente mi sta deludendo, visto e considerato quello che guadagna. Comunque, a parte questo qui, sono contento di vederti e di parlare un po' di calcio abruzzese. Assolutamente sì. Sì, quelle tematiche, quelle lì di Serie A, io le lascio da parte perché più o meno ho smaltito l'amarezza di questa mattina. Però, dai, diciamo che ce la lasciamo alle spalle, soprattutto per i cambi. Vabbè, comunque, queste sono questioni collaterali. Però ci fa piacere tornare a parlare un po' di calcio giocato di casa nostra. Vediamoli, allora, i risultati Serie C e Serie D. La Serie B tornerà settimana prossima, anche se ieri c'è stato il recupero tra Reggiana e Cittadella 0-2. Questi sono i risultati della giornata numero 18, la penultima del girone d'andata. Ieri il Palermo nel finale che ha battuto la Cavese 1-0 e poi, sempre nel pomeriggio di ieri, Teramo Avellino 1-1. Stamattina Casertana Catania 3-2, dopo insomma furto in casa casertana, si pensava insomma che potesse essere inviata anche questa. Io, a me viene sempre da sorridere, viene sempre da dire: non vi ci mettete anche voi a fare in modo che le partite vengano rinviate, che già sono rinviate tantissime, e così
3-2 Casertana-Catania. Poi nel pomeriggio, a sorpresa, ma neppure tanto, il pareggio della Turris in casa del Bari, 1-1. Catanzaro-Viterbese, partita che era sullo 0-0, ma è stata sospesa e poi rinviata per nebbia. E dunque, anche in questo caso, partita che si dovrà recuperare. Potenza Paganese 1-0, Vibonese Bisceglie 1-1 e, come detto, Ternana Monopoli 2-1. Domani alle 21 il turno si chiude con Foggia Juve Stabia. Vediamo la classifica, poi ovviamente parleremo anche nella seconda parte di Serie C, poi lo faremo e apriremo con te, Aldo, il discorso relativo alla Serie C, che poi riprenderemo nella seconda parte. La Ternana è campione d'inverno con 43 punti, lo sarebbe stata a prescindere, 35 punti per il Bari, la coppia Avellino-Teramo, che ieri si sono affrontate al Bonolis, a quota 28, 27 punti per Foggia, Catanzaro e Catania, 26 punti per la Turris, 24 per il Palermo, 22 per la Juve Stabia, 20 per la Vibonese, 19 per la Virtus Francavilla, 16 per Monopoli e Potenza, 15 per Casertana e Viterbese, 14 per il Bisceglie, 12 per la Paganese, 8 punti per la Cavese. Vediamo la serie di Girone F, ovviamente, il nostro, quello che ci riguarda più da vicino. Giornata numero 11, 4 rinvii, 3 per un motivo, 1, come vi ho detto, Notaresco Vastese, per tutt'altro motivo. Le partite si sono giocate: Aprilia-Rieti 0-1, Castelfidardo-Atletico Porto Sant'Elpidio 1-0, Castelnuovo-Vasto-Girardi 1-3, Fiuggi-Cinzia-Albalonga 0-0, Matese-Tolentino 3-0. Vediamo la classifica, che ovviamente è molto parziale, con la solita coppia che ci eravamo lasciati, che avevamo lasciato 4 giorni fa, Campobasso Notaresco a quota 20, il Castelnuovo dunque non approfitta dei due rinvii, rimane a 19 punti, clamoroso, e poi vedremo anche le dinamiche, come ci si è arrivati, il Rieti, che se non erro è al quinto successo consecutivo, 17 punti, quarto posto in classifica, ha fatto una rimonta pazzesca, la formazione Amaranto Celeste, 16 punti per la coppia Vasto Girardi Cinzia Albalonga, 15 punti per il Pineto, 14 punti per Recanatese e Montegiorgio. La Recanatese a occhio e croce insieme all'Agnonese è la squadra che deve recuperare più partite in assoluto. 13 punti per il Fiuggi, 12 per il Castelfidardo, 11 per il Tolentino, 10 per il Matese, 9 per Vastese e Aprilia, 5 per Giulianova, 2 per l'Olimpia Agnonese, così come l'Atletico Porto Sant'Elpidio. Aldo, vengo da te per chiederti, tenendo la classifica, che giudizio dai di questo girone? È difficile fare una valutazione, perché guarda quanti asterischi ci sono, tante partite da recuperare e tanti recuperi, però qualcosa possiamo evincere da questa graduatoria? Qualche sorpresa? Qualche delusione? Ma guarda, innanzitutto, questa è una cosa, quando io vedo che la Recanatese deve recuperare 4 partite, questa la dice lunga sul quanto questo girone sia strano, perché secondo me se non 5 partite deve recuperare. 4 partite la Recanatese. 5 addirittura. E sì, quindi se non mettono un punto fermo su questi recuperi, chiaramente sarà sempre una situazione molto strana. La cosa che mi viene all'occhio principalmente è che oggi sono affrontate quelle che erano le sorprese del campionato, che erano Castelnuovo e Vasto Girardi, che è ben guidata da un pescarese che fa Prosperi, dove milita anche un ragazzo che l'anno scorso gioca a Mele, che giocava con la, mi pare, non so se oggi abbia giocato, che giocava l'anno scorso con il Notaresco. Guardando onestamente la classifica, la più grossa delusione al momento è vedere il Pineto 15 punti, che ha giocato tutte le partite. Questo veramente mi sorprende, perché so quello che è gli sforzi che fa Brocco, Silvio Brocco, che è un grande presidente, e diciamo che alla luce di questa classifica è la più grossa delusione. Campobasso, insomma, la vigilia era dato ai grandi favoriti, insieme a Notaresco stanno mantenendo più o meno quelle che erano i loro programmi. Ripeto, questa mi sembra una prima analisi, non so se è tanto giusta, però ripeto, non vedo l'ora di che vengono azzerate un po' le classifiche in base ai recuperi, perché fino allora oggi mi sento di dire che sulla carta forse c'è la più grossa favorita, se non sbaglia le partite, è la Recanatese, perché dovendo recuperare 5 punti
tu capisci che avendo 14 punti, mi pare, con 5 punti, insomma, di Campobasso c'è una partita in meno o due, ma è una classifica molto strana, così vista. E Giulianova, onestamente, è un'altra delusione, mi aspettavo un campionato diverso. Tutto qui. Eh sì, Stefano, vengo da te per chiederti se, come ha detto Aldo, oggi probabilmente si sono affrontate a Castelnuovo le due sorprese del campionato. Io ci metterei anche Rieti, che però è una sorpresa in corso d'opera, nel senso che forse non ci aspettavamo che andasse così forte e all'inizio non stava No. facendo bene, però possiamo dire che quella di oggi era una sfida tra sorprese. E l'ha vinta il Vasto Gerardi come? Bene? L'ha vinta bene, anche se secondo me poi sono stati gli episodi a spaccare in due la partita, perché il Castelnuovo nel primo tempo aveva creato molto, come uso fare dalla squadra di Di Fabio, molto ritmo alla gara, questa volta poco precisa nelle conclusioni, poi ha trovato subito il gol del vantaggio. È stata meno brava questa volta a tenerlo vivo questo vantaggio, invece brava il Vasto Girardi ad approfittare di quelle occasioni che si sono proposte avanti, ha subito pareggiato e poi tutte e due le squadre la volevano vincere, Castelnuovo poco preciso sotto porta, invece il Vasto Girardi ha messo dentro quelle azioni che ha permesso di vincere la partita, quindi un risultato che ha una chiave di lettura molto ampia, cioè, non possiamo dire che Castelnuovo ha demeritato Certo. la sconfitta. Purtroppo gli episodi hanno condannato la squadra di Fabio oggi rispetto ad altre occasioni, vedi Cinzia al Ballone quando all'ultimo secondo aveva pareggiato. Certo. Le più forti, ci scrivo, sono senza dubbio Campobasso e Rieti rispetto alle piccolissime, insomma, piccolissime, no, realtà abruzzesi, assolutamente no. Però in questo momento oggettivamente il Campobasso è una delle squadre più forti, forse la più attrezzata, e Rieti sta andando fortissimo. Prima è arrivato un bel messaggio per Aldo da Matteo Marcheggiani, che saluto. Aldo ti saluta, Matteo Marcheggiani dice: il mio mentore calcistico. Ma diciamo che è un ragazzo che è un po' un mio pupillo, nel senso che ha tanta voglia di sfondare, e quindi è un ragazzo che adesso si sta dedicando anche, oltre alla professione di avvocato, si sta dedicando alle sicurezze, in questo caso del Teramocalcio. È un ragazzo che io apprezzo molto per la grande volontà che ha. Comunque, prima tu parlavi del Rieti. Io dico che non è possibile che in un campionato importante come quello della Lega Nazionale Dilettanti permettere che il Rieti giochi in casa in un campetto. Questo non è concepibile. Io ho Sì. visto il filmato della settimana scorsa della partita del Pineto lì, insomma, il Rieti è uno stadio degno dal nome e non ho capito perché le partite in casa le debba affrontare su un campo, diciamo, molto piccolo, via. La prima partita però l'aveva giocata, nelle prime partite credo che Sì, l'aveva, l'aveva io giocata al Magno sono stato Scopigno pure contro contro Lavastese. Allora, il Lavastese. campo non era in buonissime condizioni, dico Condizioni. la verità. Forse anche il fatto di questo modo di stand-by, di cambio di società, perché sicuramente a Rieti ci sarà un cambio di Sì. società, ha portato la squadra a giocare adesso in quel campo e non è detto che per le prossime gare si tornerà a giocare lì. Comunque aveva iniziato il campionato lì. Oh, ok. Oh, ragazzi, cominciamo a vedere qualcosa. Poi ci è arrivato anche un messaggio del Teramo. Poi Aldo ne parliamo, della partita di ieri, perché poi l'amico da casa ci ha detto quali sono le prospettive se dovesse arrivare una punta, la doppia cifra. Ma ne parliamo tra un po'. Prima iniziamo con le immagini. Le immagini di una partita, che partita non è stata? Tra Notaresco e Vastese, gara rinviata per infortunio dell'arbitro. Il servizio è di Paolo Rezzetti. Nella giornata dei tanti rinvii salta anche l'atteso derby del Savini fra Notaresco e Vastese per un infortunio al direttore di gara Valerio Bocchini di Roma, che durante il riscaldamento ha accusato un problema muscolare che gli ha impedito di dirigere il match, che è stato rinviato a data da destinarsi, in quanto fra le due società non è stato possibile trovare un accordo. Notaresco e Vastese torneranno dunque in campo domenica prossima con i rossoblù di Epifani di Scena Genzano, con la Cinzia Albalonga e la squadra di D'Addario all'Aragona nel derby con il Castelnuovo Vomano. Ci dispiace,
Volevamo giocare anche per il fatto che stiamo vivendo una situazione un po' anomala, abbiamo già rinviato talmente tante partite. Oggi purtroppo, vuoi non vuoi, per un problema l'arbitro dobbiamo rinviare. Abbiamo provato a giocare la partita domani, ma da parte nostra c'è la disponibilità, da parte loro no, quindi vedremo quando si recupererà. L'unico problema è il rammarico che le partite verranno rinviate, ce ne sono tante da recuperare, quindi saranno più i turni per la settimana, diventerà un tour de force troppo, troppo grande. Quello più dispiaciuto è l'arbitro, perché è venuto uno spogliato nostro a provare a recuperare, ha avuto un problemino muscolare nel riscaldamento e quindi non era in grado di correre, di guidare una partita, quindi questo gli è dispiaciuto anche lui tanto. Noi eravamo pronti come la Vastese, è successo a 10 minuti dall'inizio della partita, quindi è stato un fulmine a ciel sereno che dispiace, ripeto, vivendo la situazione che stiamo vivendo quest'anno, rinviare una partita con l'infortunio di un arbitro dispiace. Forse si dovrebbe fare qualcosa, una mia riflessione, ci vorrebbe un arbitro che magari possa sostituire un altro arbitro, perché se succede questo, oltre ai rinvii per il Covid, succede anche rinvii per infortuni dell'arbitro, dobbiamo cercare di rinviare il meno possibile le partite. Bisogna chiarire una cosa, perché se no la volontà è un conto, la possibilità è un'altra. Bravo, perché da parte nostra piena volontà, ok, tanto noi siamo questi, quindi loro sono quelli, loro sono primi in classifica e noi siamo quintultimi, quindi non cambia niente, il valore ora o dopo, loro sono primi in classifica, saranno secondi o saranno primissimi, quindi non cambia niente, il valore è questo. Noi dobbiamo, a livello logistico, quando uno non ha le magliette, non ha le scarpe, non ha i pigiami per pernottare, cioè come fa a rimanere qui o a fare su e giù con Vasto? Cioè penso anche che dall'altro lato nella volontà ci deve essere anche la possibilità di fare le cose, solo questo, senza alterarci solo perché l'idea dell'altro lato è diversa da quella che uno vorrebbe fare. È chiaro che ci sono problemi logistici, peccato però non aver giocato questa partita, sì, tra l'altro ci sono tanti recuperi da disputare, ci sono i turni infrasettimanali, il campionato sempre più difficile. È così, noi dobbiamo farlo, quindi lo faremo, l'avremmo voluto affrontare anche noi, perché penso che avremmo potuto fare un buon incontro, ripeto, contro un'ottima squadra, e quindi di conseguenza l'avremmo fatto. Loro volevano giocare per dare continuità alle loro cose, non è stato possibile né per noi né per loro. Ecco, poi sentiremo il secondo blocco di interviste, Andrea, perché, qual è stato poi fondamentalmente, perché abbiamo visto da Derio così, insomma, voglioso di spiegare, perché all'inizio c'era stata la possibilità di poter recuperare già domani. Sì, evidentemente Notaresco spingeva e voleva il recupero subito, o domani o mercoledì. Non c'è stata, da quello che abbiamo appreso, la disponibilità da parte della Vastese, ed è tutto legittimo, per carità. Però chiaramente di fronte alla stizza del Notaresco, che voleva giocare per dare continuità al suo campionato, dall'altro lato la Vastese ha fatto valere le proprie ragioni. Abbiamo ascoltato da Derio, evidentemente la squadra non aveva pernottato in zona, era partita questa mattina, ha pranzato fuori, insomma, mi pare dalle parti di Roseto, e poi è andata al campo e non c'era modo, insomma, di organizzare una nottata, quindi con permanenza in loco. Quindi, insomma, questo è vero. Io nel corso della diretta del pomeriggio avevo abbozzato una motivazione, nel senso che la Vastese ha da poco cambiato allenatore, è interessata da diversi movimenti di mercato che ancora sono in itinere, perché ad esempio si parla dell'arrivo di un nuovo portiere, tra le altre cose, quindi è una squadra che è ancora alla ricerca della sua identità, e probabilmente prendere tempo vuol dire, insomma, poter lavorare di più e meglio per D'Addario, e quindi di fronte alla ipotesi di non giocare questa partita e di recuperare un po' più in là, potrebbe essere la cosa migliore. Abbiamo ascoltato la versione della Vastese, io continuo a sostenere che se anche non si poteva recuperare domani la partita, si poteva giocare il match mercoledì, la Vastese sarebbe rientrata e poteva tornare mercoledì a giocare la partita, se ci fosse stata una volontà, ma questo è un mio punto di vista che tale resta. Dico questo perché è un campionato, io prima ho fatto un conto molto rapido, ora non è che Notaresco e Vastese recuperando risolvano il problema di tutto il campionato, però
mattone dopo mattone, siamo arrivati a 16 partite da recuperare. Di queste 16 partite da recuperare nel girone F, 3 fanno riferimento addirittura al primo blocco, perché ricorderete che il campionato è stato sospeso dopo 6 giornate e si è tornati a giocare dopo alcune domeniche. Quelle domeniche dovevano servire per recuperare le partite non giocate in quelle prime 6 giornate. Non si è fatto in tempo neanche a recuperare tutte quelle partite, perché 3 fanno ancora parte di quel blocco: Cinzia Campobasso, Rieti Porto Sant'Elpidio e Castelfidardo Vastese, tra l'altro, che altre 13 partite sono saltate nelle successive 5 giornate. Ci sono squadre come Agnonese e Recanatese che devono recuperare 5 partite, diverse altre squadre ne hanno chi 2, chi 3. Quindi se poi in queste situazioni non si fa il possibile per recuperare, tutto diventa più complesso. Io per questo che insomma cercavo un po' di enfatizzare questo mancato recupero. Dopodiché, ripeto, la Vastese ha agito all'interno di quello che il regolamento prevede, e quindi questo è quanto. Assolutamente. Aldo, qui però si apre un altro fronte che probabilmente magari senza Covid sarebbe stata una partita da recuperare e zero problemi o pochi problemi, la necessità probabilmente di un quarto uomo anche in Serie D, tu che ne pensi? Vedi, adesso è successo questo, uno pensa al quarto uomo. Oggi già ci sono grossi problemi per le società a organizzarsi con questo Covid. In più, questo, in tempi normali avrebbero dovuto provvedere a mettere anche per l'interregionale il quarto uomo. Però devo dire la sincera verità, che mi voglio riallacciare al discorso di Andrea. Qui non si sono recuperate ancora le partite del primo blocco. Secondo me sarebbe bene che fermassero il campionato e cominciassero a recuperare le partite, perché altrimenti che campionato è questo qui? Veramente un campionato assurdo. Poi circa il basso, io sono convinto che se la Vastese avesse dormito fuori e fosse stato trasferito un po' più lunga, molto probabilmente avrebbe accettato il giocare domani. Io ho la fortuna di conoscere e di stimare tantissimo Fulvio D'Atterio, primo perché è stato tantissimi anni fa un giocatore del Francavilla, ma sono in continuo contatto con lui, perché ogni volta che vado a Roma ci sentiamo quando vado con la mia figlia. E quindi ritengo innanzitutto che la Vastese ha fatto un ottimo acquisto a prendere Fulvio D'Atterio. Ma credo che, e di questo sono certo, che se la Vastese avesse dormito ieri in zona, molto probabilmente avrebbe giocato domani. Su questo sono certo. Però per tutto per quanto riguarda il resto, io penso che appena le cose torneranno normali, è una cosa a cui si deve pensare al quarto uomo. Questo è una cosa certa, perché tutto può succedere, un incidente, tante cose possono succedere. Per cui bisognerebbe subito tamponare, posso aggiungere una cosa? Quando le cose saranno calmate, tamponare questa palla. Rispetto a quello che dice ora, magari qualcosa di corretto io non lo dico, però... siccome diverse partite saltano per Covid, queste partite si conoscono, già gli arbitri che dovrebbero fare quelle partite potrebbero essere recuperati. In più sono fermi al momento anche i campionati regionali, ad esempio in Abruzzo dell'Eccellenza in giù non si è ancora ripreso. Quindi probabilmente attraverso un'apposita organizzazione da parte dei comitati AIA provinciali, probabilmente ci sarebbe materiale umano da poter indirizzare su questi campi per fungere da quarto uomo o da riserva del caso, anche perché siamo nel pieno della stagione invernale e purtroppo questi infortuni a maggior ragione possono capitare, soprattutto quelli di natura muscolare. Ma visto che diversi arbitri sono a casa perché non si giocano partite, qualcosa si potrebbe pensare. Assolutamente, assolutamente sì. Ci sentiamo il secondo blocco di interviste, proprio raccolte da Paolo Renzetti al Savini di Notaresco. Certo che ci dispiace non giocare, ma non per qualcosa, è perché per regolarizzare questo campionato, che è già un campionato molto anomalo, ogni domenica sai meglio di me che ci sono 2-3 rinvii o 2-3 partite che vengono rinviate. Purtroppo ci si è messo anche l'arbitro che ha avuto questo incidente, e ne prendiamo atto e non possiamo giocare. Avevamo chiesto effettivamente alla Vastese, perché ci eravamo informati con la Lega,
se volevano giocare o domani o mercoledì, la Lega era a disposizione, però ci vuole l'accordo di tutte e due le società. Fino a questo momento mi sembra che la Vastese non voglia giocare mercoledì, né domani né mercoledì, quindi sarà la Lega poi che fisserà la data del recupero. Presidente, tanti rinvii da disputare, ci sono i turni infrasettimanali in avvicinamento, insomma diventa sempre più problematico andare avanti in questa stagione. Esattamente, ecco perché noi chiedevamo alla Vastese di giocare o domani o mercoledì, appunto per evitare quello che stai dicendo, perché purtroppo questa è una stagione anomala, non ci possiamo nascondere, c'è questo benedetto virus che non sparisce, e quindi è chiaro che ogni domenica in tutti i campionati, in tutti i gironi di Serie D ci sono due o tre partite che vengono rinviate. Era proprio quello, volevamo giocare appunto o domani o mercoledì, onde evitare un accumulo durante i mesi di febbraio, marzo o aprile, giocare domenica e mercoledì, insomma. Memore di quello che è successo oggi, la Lega Nazionale Dilettanti, parlo, c'è bisogno sicuramente di un quarto uomo che possa eventualmente prendere le decisioni oppure arbitrare nel caso, perché credo che non sia il primo caso, ma quest'anno soprattutto, onde evitare rinvii per cause non Covid, è chiaro che se pensare a questo quarto uomo che potesse sostituire l'arbitro in questi casi sarebbe una cosa giusta, una cosa buona, perché effettivamente potrebbero evitare come oggi il rinvio di questa partita. C'è stato questo infortunio all'arbitro, ora non si sa quando si giocherà, quando si recupererà questa partita. Ci ha comunicato l'arbitro alle 14:25 che aveva questo problema muscolare, di conseguenza si è fatto vedere dal fisioterapista del Notaresco e ha fatto, dopodiché, dopo alcuni minuti, una decina di minuti, massaggi, ha provato in campo, però ci ha chiamato a me l'altro dirigente del Notaresco, comunicando che ha chiamato anche Roma. Roma ha cercato nel centro Italia un arbitro di riserva che avesse il tampone fatto, perché è importante anche questo, perché senza tampone, come sapete benissimo, il protocollo è quello che ha istituito la Lega, e di conseguenza non c'è nessuno disponibile e ci ha chiesto se era possibile fare domani. Il problema per noi adesso era che ripartire con la roba bagnata, se abbiamo preso anche la decisione di rimanere qui stanotte, però sai, non ci abbiamo nessun caso, perché noi siamo partiti stamattina alle 8, perché alla fine ci vuole sempre quelle 2 ore, abbiamo mangiato a Roseto e di conseguenza per noi non è possibile giocare domani, adesso decideranno. E anche mercoledì. Ma adesso questo è il mister, non abbiamo preso in considerazione questa ipotesi. Il problema adesso è deciderà lui, e casomai ci sentiremo domani dopodomani per l'eventualità. So che mo il calendario è fitto di impegni, però per noi era difficile effettivamente a livello logistico domani, cioè giocare domani, perché saremmo dovuti tornare la notte, ma senza avere maglie bagnate, perché noi ci siamo messi d'accordo con la società per quanto riguarda l'abbigliamento, e questa è un po' la situazione. Cosa è accaduto poco prima dell'inizio del match? Ma io aspettavo i nostri ragazzi e di colpo è arrivato l'arbitro insieme al team manager, accusando un problema al polpaccio. Gli ho fatto una valutazione, un'anamnesi come si fa di solito, e mi sono accorto subito che qualcosa non andava. A mio avviso c'è una distrazione, una lesione muscolare sotto una forte contrattura che ha accusato appena arrivato in campo, e niente, abbiamo deciso di provarci un attimo per il bene di tutti, per il suo, per il nostro, però poi da professionisti, sia io che lui, abbiamo deciso che non si poteva andare avanti e niente, è finita così. Problema dovuto al terreno di gioco o al freddo, se possiamo dirlo? Ma questo non possiamo dirlo, perché ci sono delle cause talmente volatili, diciamo, che è difficile dire se è la temperatura, se è la preparazione atletica, se è un appoggio sbagliato. È successo purtroppo e abbiamo affrontato così la situazione.
E purtroppo, insomma, sono cose che capitano. E un bocca al lupo a Valerio Bocchini di Roma 1. Veniva da sorridere, no, non per ci mancherebbe, però sono cose che capitano. Io attraversando le strisce pedonali una volta mi sono elongato l'inguine, quindi insomma ci può stare, ci può stare. Tra poco parleremo del Castelnuovo. Allora facciamo così, noi andiamo in pubblicità, ci fermiamo un attimo, poi rientriamo parlando di Vasto Girardi Castelnuovo insieme a Stefano, insieme a Andrea, insieme ad Aldo e insieme ad un ospite proprio del Castelnuovo. A tra poco. Seconda parte dell'Abruzzo del pallone, cambiamo argomento da Notare Scovastese, passiamo al Castelnuovo. Innanzitutto diamo la buona serata in piattaforma a Francesco Terrenzio, difensore del Castelnuovo. Ciao Francesco, ben rivisto. Buonasera a tutti. Ben rivisto, ben rivisto. Allora, buonasera. Visto che so che ovviamente adesso devi andare a cenare ed è giusto che sia così, noi ce la sbrighiamo veloce, ti faccio vedere il servizio poi lo commentiamo insieme a te. Vasto Girardi Castelnuovo 1-3, servizio ovviamente firmato per noi da Stefano Recanati. Si affida al turnover mister Guido Di Fabio, che cambia 3 undicesimi rispetto alla gara pareggiata a Genzano, inserendo dal primo minuto Foglia e Manari. Partono dalla panchina di Ruocco e Emili, al posto dello squalificato San Severino c'è Morganti, in avanti spazio ancora Fagioli. 3 gialloblu oggi in maglia bianca, c'è Ruggeri al centro della difesa nel 3-4-1-2 iniziale, a centrocampo l'ex Francavilla e notaresco Francesco Mele, in avanti Guida a supporto di Mercai e Salatino. I primi a provarci in avvio sono gli ospiti, con Mele che dalla distanza prova la conclusione facile presa del portiere. Al nono minuto brutto fallo di Mercai su Terrenzio con l'attaccante ospite, graziato dal direttore di gara. Lo stesso attaccante albanese si rende protagonista al 16° di un tocco Galeotto con un braccio in area di rigore, ma a campo basso di Formia fa continuare tra le proteste dei padroni di casa. Cresce la pressione dei nero-verdi costringendo alla difensiva il Vasto Girardi, andando vicino alla rete al 19° con Tegidio che dalla distanza prova la conclusione sul secondo palo con Guerra che non si fa sorprendere e mette in angolo. Faticano i molisani in questo avvio a tenere il ritmo dei padroni di casa e tremano al 26° quando Terrenzio da azione d'angolo tocca quel poco che basta per indirizzare in porta, ma Guerra è ancora attento. Provano a mettere la testa fuori i molisani quando protestano per un atterramento in area di rigore su Mercai, ma anche in questa occasione il direttore di gara fa continuare. Pericolo per i neroverdi al 38° quando Natale si fa sfuggire la presa su calcio di punizione battuto da Ruggeri, ma la difesa in qualche modo riesce a spazzare poi sulla linea. Prima del finale occasionissima per il Castelnuovo con il nuovo arrivato Manari che prova a giro sul secondo palo con la sfera che finisce di poco fuori. Nella ripresa nemmeno il tempo di riprendere posizione che il Castelnuovo passa in vantaggio, azione insistita sulla destra con De Gidio che serve croce, bravo a vedere l'inserimento dalle retrovie di Foglia che di testa insacca alle spalle di Guerra. La gioia del gol però dura solo un paio di minuti quando Mercai taglia la difesa nero-verde e si invola verso la porta avversaria riuscendo a trafiggere l'incolpevole Natale. Proteste in questa occasione dei difensori che chiedevano il fuorigioco dell'attaccante molisano. Partita piena di emozioni e il Castelnuovo ha subito l'occasione di tornare in vantaggio al 7° minuto con Sec, bravo a farsi trovare pronto al posto giusto nel momento giusto, ma la mira del classe 2002 del Senegal è imprecisa. La dura legge del calcio, ovvero gol mangiato, gol subito, si materializza al 17° con Mercai che chiede ed ottiene il triangolo da Minchillo e poi fulmina con il mancino Natale per la doppietta personale di giornata. Come a Genzano, il Castelnuovo deve inseguire ed è sfortunato al 20° quando Croce dalla distanza si vede ribattere la sua conclusione sulla linea. I molisani giocano di rimessa e vanno vicino al terzo gol al 33° con il fantasista Guida che prova a sorprendere da lunga distanza Natale fuori dai pali, ma la mira è imprecisa. Di Fabio scende la carta Sbarbati per dar più peso all'attacco e proprio sui piedi del calciatore capita al 36° l'occasione più nitida per arrivare al pareggio, ma il tiro non trova per questione di centimetri lo specchio della porta. Al 42° ancora i padroni di casa a provarci, questa volta con Di Ruocco, bravo a crearsi lo spazio per il tiro che però risulta debole e centrale, ma le speranze di rimonta crollano definitivamente al 49° quando ancora Mercai manda sulla gara i titoli di coda siglando la rete del 3-1 e coronando una bellissima azione personale. Amarezza al 91° in casa Castelnuovo che con questa sconfitta casalinga butta alle ortiche l'occasione per riprendersi la vetta del girone. Umore differente per i molisani che rosicchiano punti preziosi in classifica e si avvicinano al ridosso della zona playoff.
Francesco, questo Mercai oggi era praticamente immarcabile, cioè praticamente è capitato nel giorno in cui ha messo le giostre. Scusa, non ti sento benissimo. Ho detto, siete capitati nel giorno in cui Mercai era assolutamente immarcabile. Sì, dai, diciamo che come tutte le partite ci sono gli episodi che fanno la differenza. Oggi abbiamo incontrato un Vasco Girardi che mi ha fatto un'ottima impressione, devo essere onesto. Buona squadra, messa bene in campo. Però c'è da parte nostra un po' di rammarico perché potevamo fare sicuramente meglio su alcuni episodi. Diciamo che non vogliamo cercare alibi, ma sono sfortunatamente ci cambiano due infrasettimanali che incontriamo la squadra che riposa. La partita prima per episodi del Covid, però diciamo che noi siamo un organico, diciamo, dove del gruppo facciamo la nostra forza. Il mister dà sempre la dimostrazione cambiando anche 2, 3, 4 pedine, quindi non cerchiamo questi alibi. Certo che si poteva fare meglio, è una sconfitta che brucia, però diciamo non va a infierire sul percorso, diciamo, che stiamo facendo. Come diciamo non ci siamo esaltati, insomma, nel periodo positivo, di certo non perdiamo il nostro equilibrio in questa sconfitta, anche se in casa ci tenevamo a riportare punti. Francesco, se dico Castelnuovo, Vasto Girardi, ci mettiamo anche Rieti, sono le tre squadre probabilmente rivelazione. Probabilmente del Vasto Girardi si parla troppo poco rispetto alla posizione in classifica, sei d'accordo? Io ripeto, una squadra che oggi mi ha fatto un'ottima impressione, ben messo in campo, organizzato, con personalità, cercavo anche sempre di giocare. Ha usato le loro armi, noi di certo abbiamo avuto tante occasioni, diciamo, per farli male, quindi noi lo sapevamo, siamo arrivati come matricola, poi come diciamo come sorpresa del campionato. Adesso insomma le squadre ci iniziano un po' anche a studiare e a rispettarci, ci siamo conquistati un po' il rispetto, quindi bisogna anche continuare a alzare sempre l'asticella tramite gli allenamenti per poter tenere questa posizione classifica, che a questo punto ce la siamo conquistata e vorremmo rimanerci, insomma. Stefano, una domanda per Francesco? Sì, mi voglio riagganciare al discorso che faceva precedentemente quando parlava non cerchiamo alibi, ma ti voglio far notare questo e dimmi se poteva essere una chiave diversa della partita. Mercai nel primo tempo fa un fallo dove il direttore di gara, forse perché era inizio partita, non tira fuori nessun tipo di cartellino. Due minuti dopo fa un fallo di mano in area di rigore, dovrebbe essere il secondo giallo, va fuori, Mercai fa 3 gol e vince la partita del Vasto Girardi. Non ci sono altri. Riguardando le immagini mi è venuto in mente un po' questo, diciamo, il film della partita, però insomma comunque sia, non vogliamo e non dobbiamo aggrapparci a questo, e il nostro obiettivo è cercare, quello che cerchiamo di fare è crescere giorno per giorno negli allenamenti per cercare di guadagnare più punti possibili e di migliorarci come collettivo, perché ripeto, l'anno scorso abbiamo fatto la forza e il gruppo per noi è fondamentale, e ci crediamo tantissimo e lavoriamo per questo in settimana. Poi si arriva la domenica, certe volte va bene, certe volte va meno bene come oggi, però insomma queste cose le dobbiamo lasciare agli altri, non sono cose che competono a noi. C'è un episodio da rivedere, vero Stefano? Di che cosa si tratta? Dovrebbe essere il gol del momentaneo 1-1, sì. Si era parlato di un fuorigioco, ma
Penso di averlo rivisto già durante il servizio, credo che c'era un difensore del Castelnuovo, forse Sec, che non è salito in linea con voi centrali, e poi proprio lì vedi, ecco come esce Sec, sì, dall'inquadratura, e poi credo che anche mister Di Fabio dice ero lontano, ma secondo me non era fuori gioco. Credo Francesco, tu che impressione hai avuto? No, dal campo sembrava fuori gioco netto, poi rivedendola i gol sono tutti quanti regolari e, come ripeto, dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, ma dobbiamo lavorare in tutte le fasi. Questo sarà sicuramente il mister che ci darà la mano, noi ci mettiamo a disposizione. Sia oggi funzionava tutto e niente, nel senso che si poteva fare meglio sia nella parte difensiva e sia nella parte offensiva, dove si poteva per tutte le volte siamo arrivati al tiro a concludere, potremmo fare sicuramente meglio. Quindi c'è la partita, ha detto che c'è bisogno di lavoro. Francesco, le ultime due domande. La prima, come ho fatto a Cancelli mercoledì, la prima serie, la seconda semiserie. La prima serie, tu hai, se non erro, hai vissuto l'esperienza di Monte Giorgio con Massimo Paci, o sbaglio? Se non erro? Se non erro, hai vissuto l'esperienza a Monte Giorgio con Massimo Paci in panchina. Scusa, ma non sento. Hai vissuto l'esperienza a Monte Giorgio con Massimo Paci. Hai vissuto l'esperienza a Monte Giorgio con Paci. Ecco, che ne pensi? Certo, certo. Soprattutto in relazione al cammino del Teramo? Guarda, non arriva, però... Che giudizio dai del tecnico al Teramo, del Teramo? Dice... Sì, sì, no, ma col mister mi sono trovato da subito benissimo. Cioè, ne posso parlare solo che bene, mi ha dato tanto. Penso che anche noi come squadra gli abbiamo dato tanto. È un mister che gli piace tantissimo lavorare, lavora molto anche sulla testa dei giocatori, e secondo me ha tutte le carte in regola per continuare a fare bene con il Teramo, ma ambire anche a traguardi maggiori. Io lo auguro tutto il cuore, perché ripeto, a me ha dato tanto. C'è stata una parentesi secondo me bellissima, poi le cose quando vanno bene è sempre tutto più bello, però diciamo che ha una cultura del lavoro importante. E poi l'altra domanda, spero che adesso mi senti un po' meglio. Come va? Mi senti meglio? Sì. La domanda invece non seria, come è andato il fantacalcio oggi, se lo fai? Non ho capito, fantacalcio? Come è andata oggi il fantacalcio, se lo fai? No, il fantacalcio non lo faccio, non mi piace. Ok, allora ti faccio vedere il mio, la mia formazione che oggi è andata a seconda, è andata più o meno benino, dai, Da Costa ha preso due gol ieri, vabbè, Bastoni malissimo, Di Marco in gol, attenzione, Di Lorenzo ammonito, Sensi non ha giocato, quindi il primo panchinaro, chissà chi entra, non voglio neanche saperlo, Zielinski, Marusic e De Bolè, Lasagna, attenzione, Lasagna che è andato in rete, Lautaro Martinez che ha sciupato l'impossibile, e Kwame senza voto, è appena finita 1-0 Fiorentina-Cagliari con gol di Vlahovic, e Kwame neanche la strusciata. E quindi che voto gli diamo a questa squadra, Francesco, soprattutto ai difensori? Ho scelto bene? Sì, hai scelto bene, dai. Speriamo. Grazie Francesco. Un abbraccio. Ci vediamo presto. Un abbraccio a tutti. A presto. Ciao. Ciao Francesco, ciao. Grazie ovviamente al Castelnuovo. Aldo, visto che abbiamo introdotto la parentesi Teramo, poi andremo ad ascoltare anche le interviste di Castelnuovo, ma siccome tra un po' ti dobbiamo lasciare, rivediamo un po' le immagini di ieri, ma che ne pensi te di questo Teramo? Ieri onestamente la partita mi sono un po' annoiato, non mi è piaciuta tanto la partita, il Teramo è andato in vantaggio diciamo su una mischia. Alla fine il pareggio è giusto, però non è più il Teramo di prima. E poi un'altra cosa, anzi, scherzando, ti voglio anche dare una chicca, una primizia: il Teramo sta acquistando un nuovo centravanti, è un classico 44, si chiama Aldo Fattore.
perché penso che diciamo d'esperienza, scusa la battuta, manca un attaccante tempo avanti, d'esperienza, veramente. Aldo, prego, attaccante d'esperienza, dico sì la mia esperienza, cioè io ho visto il termo ieri, proprio la prima punta non esiste per niente. Tu pensa che quando hanno preso il palo su quel cross, il centravanti non ha preso la palla, perché sarebbe bastato toccarla e andava in porta. Però al di là di questo, il terreno non mi è piaciuto e onestamente non ci sto, per quanto riguarda il terreno non ci sto capendo più niente, proprio per quanto riguarda le decisioni della società. Io veramente, credimi, è tanti anni che seguo il calcio, ma onestamente quello che sto vedendo che sta succedendo a Teramo non mi convince per niente. Non so di chi sia la colpa, non conosco il presidente, però onestamente, scusa il termine, stanno facendo tanti di quegli errori che si ripercuotono sulla squadra. Io, se il caso Piacentini, e scusa se parlo in generale, è sintomatico l'intervista che ha fatto il giocatore, adesso mi viene il nome, Umbaggi, che al limite se ha una richiesta se ne va, ma è giusto che succeda questo? Io non so voi cosa ne pensiate, io onestamente non c'ho peli sulla lingua, però il Teramo non è più quello di prima, assolutamente, è perché non prima faceva pressing a tutto campo, oggi non lo fa più, ma in più ci si è messo, ci sono messe tutte queste decisioni assurde. Per esempio, si sapeva da tempo che Piacentini era un giocatore nell'occhio di molte squadre importanti, ma perché non gli hanno fatto il contratto a suo tempo? Oggi è chiaro che Piacentini è ambito da altre squadre e non firma. Io non, onestamente ho parlato con degli addetti, non da tutte le volte, poi il termine, e tutti quanti sono sconcertati, non sanno onestamente se questo presidente vuol lasciare, se non vuol lasciare. Onestamente, scusami se faccio questo discorso, ma è strettamente, ricordi che i risultati del campo sono strettamente legati a quello che combina la società. Mi sembra che la società sia stato, il presidente sia stato confusionario e la squadra ne risente. Io onestamente io ho sentito, non penso che anche voi abbia sentito interviste di Bombaggi. È chiaro che lui è un professionista, dice io sto bene a Teramo, però se mi capita la richiesta io vado via. Perché? Perché c'è tutto questo clima di incertezza che comunque, ritorno a dire, si ripercuote sulla squadra. Io non so voi cosa ne pensiate, però mi sembra di essere stato abbastanza esaustivo su questo. Assolutamente, assolutamente sì. Poi dalle 20:30 in poi continueremo a parlare di Teramo, ne parleremo dire, martedì sera. Un'altra cosa. Sì. Io non sono d'accordo, stimo molto Paci perché devo dire che gran merito è suo, però non mi piace il discorso di Paci quando dice che il rigore non c'era. Secondo me il rigore c'era ed era abbastanza netto. Comunque sia, ma questa è una digressione. È un po' una situazione strana, ripeto, il Teramo non è più quello di un mese e mezzo fa, su questo non ci piove. Assolutamente. Aldo, io ti ringrazio perché sono le 20:20 e noi ovviamente ti ringraziamo per essere stato con noi, ma ti avevo promesso che ti avrei liberato dopo 45 minuti e tu sai che sono di parola e quindi ti saluto, ti ringrazio davvero. Volevo dirti che questo, te lo dico prima, infatti sentivo anche quel ragazzo del notaresco dal Castelnuovo che siamo a metà, effettivamente stasera l'audio va e viene e ogni tanto non si sente più. Sono purtroppo le questioni, la comodità di poter intervenire da casa e però problemi. Ti saluto, che problemi di ti saluto insieme a Regarati e un salutone a Andrea Costantini che in base alla partita di oggi sarà felicissimo così la sua Juventus stasera vincerà e quindi non ti grattare Costantini, vincerà e quindi metterà in vantaggio a mani libere. Avviso aperto. Avendo le mani libere so che spesso avviso aperto. Ok, grazie. Comunque, Aldo, ti saluto e grazie per avermi invitato. Grazie a te ovviamente. Grazie Aldo, un abbraccio. Allora, ritorniamo al discorso Castelnuovo, perché c'era un altro episodio che volevi farci vedere. Sì, credo, Stefano. Il fallo di mano
Cai nel primo tempo, che sì, poi non è stato dato quello il calcio con cui parlavi con Francesco, sì, vero? Ecco, che è questo, ecco, qua. Secondo te Mani? Se... secondo me sì, io non, cioè... Andrea, secondo te? Guarda, io oggi l'ho segnalato in diretta, ho visto questo movimento un po' strano, però devo dire che mi sembra, nel rivedere, braccio piuttosto attaccato al corpo e probabilmente il tocco è sul petto, un po' come direbbe Spalletti, petto netto. Petto netto. Stasera vi divertite a rigirare il coltello nella piaga anche guarda, lì. Guarda, diciamo... guarda, pettonetto no, però no. È un'azione molto, cioè è una palla molto veloce, il direttore di gara fa difficoltà a vederlo anche nella prospettiva. Ma veramente richiama essere... quel Fiorentina Inter comunque. Sì, sì, assomiglia molto, è vero, assomiglia molto. Poteva essere aiutato dal guardialine, ma sappiamo che difficilmente prendono decisioni in, ma più che altro perché D, a quell'altezza siamo proprio alla giuntura, spalla, braccio, petto, quindi lì va a finire che viene preso un po' tutto e non è facile prendere una decisione. Sì, sì, però devo dire che vista a velocità normale, a primo impatto sembrava più netto il fallo di mano, nel rivedere sicuramente ho diversi dubbi. Ci ascoltiamo le interviste del post gara a Stefano, che hai raccolto, i due tecnici. Mister Di Fabio, forse nella ripresa avete pagato un po' lo scotto di queste gare ravvicinate, anche se avete creato tanto, diciamo a microfoni spenti, più di quanto creato nelle altre occasioni, altre partite in questo inizio di campionato. No, non abbiamo pagato niente perché la squadra stava bene, affrontavamo una squadra forte, era una partita che temevamo e la squadra avversaria si è rivelata così, però in un primo tempo equilibrato dove ci sono state forse qualche tiro in porta da parte nostra, il secondo tempo siamo partiti subito bene con il gol, peccato aver ripreso immediatamente gol, però poi abbiamo cercato sempre di fare la partita, abbiamo creato tantissimo, abbiamo tirato tantissime volte in porta, forse come non mai in questo inizio campionato, e purtroppo abbiamo commesso degli errori che abbiamo pagato a caro prezzo. Ci sta, questo è il calcio, ai ragazzi non posso rimproverare sicuramente niente sotto il profilo dell'impegno, ci rimettiamo a testa bassa a lavorare. L'unica che aveva battuto il campo basso, quindi una squadra di tutto rispetto che ha dimostrato sul campo di essere un'ottima squadra, è stata una bella partita, un po' primo tempo un po' bloccata, però è stata credo una partita bella e insomma avvincente. Abbiamo sofferto al momento che c'era da soffrire, abbiamo colpito, Silvio si è inventato un grande gol sul 3-1. Ha fatto tutti un'ottima partita, Silvio è il nostro terminale offensivo, è quello che ci sta permettendo di ottenere dei punti importanti, come ripeto, come tutti, perché Mercai, Salatino, ma anche in mezzo a campo, dietro, hanno fatto credo un'ottima partita, ripeto, al cospetto di una squadra forte, lo sapevamo prima e ce l'hanno confermato oggi. Oh, Stefano, allora, a questo punto le prospettive del Castelnuovo, che difende, insomma, in maniera, adesso ci può stare una sconfitta, difende in maniera abbastanza agevole una posizione comunque di tutto riguardo. Sì, sì, per come è una squadra comunque neopromossa, sta facendo molto bene. Ha avuto degli incidenti di percorso, forse questa non era nemmeno una sconfitta così meritata come abbiamo detto in precedenza, come non è stata contro il Pineto, la partita dove ha giocato il meglio è stato contro il Castelfidardo. Ecco, una formazione che, come continua a predicare Di Fabio, deve arrivare il prima possibile all'obiettivo della salvezza per poi giocarsi quelle possibilità di fare playoff, ma arrivare a una salvezza da neopromossa sicuramente è adesso è l'obiettivo principale della squadra. Assolutamente. Tanto ti scrivono Andrea, Costantino, la Juventus vince tutto, saluti da Checco, che salutiamo ovviamente, ma probabilmente tra i due litiganti, lo sai chi gode? È il rossonero Gianluca Colaneri, che vedo collegato. Certo. Che adesso si starà. Ciao Gianluca, mi senti? Buonasera a tutti.
Parlando sì, di Serie A, a tutti. Dicevamo, tra i due litiganti, bianco-neri, nero-azzurri, vuoi vedere che gode il rosso-nero? Guarda, per favore, non... No, 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 per favore non prendiamo questo argomento, a noi ci mancano qualche punto per la salvezza e quindi noi parteciperemo a quel campionato, quindi ah, okay. Per altre cose ci penseranno gli juventini, gli interisti, quindi certo. Manca qualche punto per la salvezza, basta. Innanzitutto ben andiamo rivisto. Avanti. Parliamo d'altro. Ben rivisto, grazie sì, parliamo d'altro, io Serie A oggi non la tocco. Serie A. Esatto. Argomento. Ho visto anche... Che hai visto? No. Dicevamo, la Serie A non la tocchiamo, sì. Ma Gianluca, volevo chiederti innanzitutto, okay. C'è un giudizio su questo girone F? Perché poi ti devo fare anche una domanda relativa alla questione Bombaggi Teramo in quanto movimenti di mercato. Ti devo far sentire le parole di Bombaggi e voglio un tuo giudizio. Però intanto ci dai un giudizio su questo girone F, che ne pensi? Guarda, stavo vedendo prima la classifica, purtroppo nel girone F come anche in altri gironi la pandemia ha preso il sopravvento, insomma. Qui abbiamo il Castelnuovo che ha giocato 11 partite, mentre l'Agnonese e la Recanatese addirittura ne hanno giocate 6, cioè praticamente hanno giocato quasi la metà delle gare disputate dal Castelnuovo. Quindi è un campionato che è ancora indecifrabile, perché se la Recanatese, che ha un'ottima squadra e ha fatto finora 4 vittorie e 2 pareggi, le vincesse tutte sarebbe primo, sì. E invece così è a metà classifica. Quindi purtroppo la Recanatese non sta giocando da tantissimo tempo, quindi quando riprenderà, come riprenderà, è vero che si stanno allenando, però sai benissimo che è la partita quella che allena di più, quindi avrà sicuramente uno svantaggio rispetto alle altre formazioni che lotteranno per la testa della classifica. Quindi secondo me mai come quest'anno questo campionato è indecifrabile. Certamente c'è da dire che il Campobasso, il Notaresco, il Pineto sono squadre importanti, così come lo è la Recanatese. Sta venendo fuori il Rieti, che io vidi a Notaresco in una di quelle pochissime partite che siamo riusciti a vedere negli ultimi tempi, dal vivo. Mi fece una buona impressione e impattò a Notaresco, però impattò a Notaresco subito dopo la grande partita che il Notaresco fece in Coppa Italia col Pescara, e quindi ci poteva anche stare questa partita un po' sottotono, però il Rieti mi fece una buona impressione, infatti sta venendo fuori, insomma. Io spero sempre che le abruzzesi facciano un campionato importante. Adesso chi non sta molto bene è il Giulianova, che speriamo si risolvevi presto da quella posizione di classifica, e anche la Vastese, che comunque secondo me ha un ottimo organico, un direttore competente, adesso hanno cambiato anche allenatore, quindi spero anche che la Vastese faccia il suo corso, insomma, e risalga la classifica il più presto possibile. Assolutamente. Oh, Gianluca, ti posso chiedere una cortesia? Altrimenti, se puoi accendere anche solo una luce, ma minima, perché... No, lo sai perché. Oh, ecco, sì, adesso perché... ti vediamo. No, perché c'era la TV accesa. Quindi praticamente tu hai il riflesso, ecco, che adesso è bianco, adesso è che ti posto. Illumina. Quando mettiamo solo sì, te, sì, mi illumina. Chiaramente ti scurisce anche te. Ok, va bene. Sì. Quindi, caro Maurizio, sì. Sappi che la nostra illuminazione varrà come illuminazione di Gianluca Colaneri a casa sua. Quindi, ecco, vedi che dopo un piccolo delay lui torna illuminato. Ci chiedono, buonasera, ma Fagioli del Castelnuovo è quello del Teramo? Lo chiediamo, e così ne approfitto per salutare la nostra Ania Cantagalli. Ciao Ania. Ciao, buonasera a tutti. Sì, non ho capito la domanda perché va un po' a scatti. Fagioli, se mi puoi ripetere. Del Castelnuovo è quello del Teramo? È quello che stava a te. Sì, non è lui? Sì, no, sì, no, io ne ho approfittato per far rispondere okay. te. Vabbè, con te tra poco parliamo di Teramo, della partita di ieri, però
tornando ancora un po' alle questioni di Serie D con Gianluca, Gianluca, da chi ti aspetti probabilmente maggiori operazioni di mercato? Ecco, il Giulianova sicuramente sì, l'aveva annunciato il direttore Teodoro in settimana, e poi la Vastese si rinnoverà tanto con D'Addario? Sì, credo di sì, però non ho capito la parte principale della tua domanda, perché è andato via l'audio, mi sa che c'è qualche problema, sentivo anche, sì. Se mi puoi ripetere la domanda. Dicevo, da chi ti aspetti più operazioni di mercato? Giulianova e Vastese? Credo di sì, anche il Pineto penso si sia mosso bene, non credo che il Notaresco faccia grandissime... Non credo che faccia mercato in entrata, in quanto la squadra sta andando benissimo e comunque ha un organico di tutto rispetto, e quindi penso che siano le squadre che in questo momento hanno più difficoltà, come la Vastese e il Giulianova, che attaccheranno di più sul mercato, insomma. Anche il Castelnuovo vedo che ha fatto qualcosina con Manari, insomma, però le squadre che hanno fatto bene di solito non cercano calciatori, anche per per non far sì che lo spogliatoio mugugni, perché sai, quando arrivano giocatori nuovi è un messaggio per quelli che ci sono, che non stanno facendo benissimo. Quindi credo che chi non stia facendo bene adesso a livello di classifica si muoverà sicuramente sul mercato. Noi ci fermiamo per la pubblicità, l'ultima volta questa sera, poi rientriamo con l'ultima parte dell'Abruzzo del pallone con i nostri ospiti, con gli ospiti in studio, a tra poco. Ultima parte dell'Abruzzo del pallone. Stefano, prima di salutarti, innanzitutto abbiamo detto delle prospettive del Castelnuovo, che avrà un derby. Sì, giocherà a Vasto, due sconfitte su due per il Castelnuovo nei derby, Pineto e Notaresco in casa. Cercherà di trovare la prima vittoria fuori casa in un derby. E il Notaresco andrà con la Cinzia al Balonga. Nel mezzo forse ci sarà questo recupero proprio tra Notaresco e Vastese. Forse, mercoledì. Vedremo come andrà a finire. Grazie Stefano per essere stato con noi, ovviamente. Torniamo un po' a parlare con Gianluca e con Agna, perché vi faccio ascoltare le parole di ieri di Francesco Bombaggi. Poi voglio un giudizio da parte di Gianluca e con Agna anche un'analisi del momento del Teramo. Ascoltiamo l'intervista, la conferenza stampa, pardon, di Francesco Bombaggi al termine della gara pareggiata 1-1 con l'Avellino, con un suo gol, peraltro, nota statistica, lo scorso anno, proprio all'inizio 2020, il suo gol fu decisivo al 90esimo per battere l'Avellino, ieri non è bastato. Ascoltiamo le parole di Bombaggi. Passo in vantaggio in queste partite, vorresti sempre portarle a casa. Diciamo che abbiamo pagato un pochettino la giovane età, si può dire, e comunque abbiamo giocato con due centrali del 2000 oggi, quindi penso che in tanti frangenti può essere mancato quello. Ci hanno bisogno di crescere. Daniele, se non sbaglio, oggi è la terza partita, quindi delle situazioni. Ho sentito prima la domanda che ha fatto Walter a Daniele, che ero qua in sala stampa, che ci avevano messo un po' là. Certe situazioni loro non hanno fatto più di tanto, ci hanno messo qualche pallone alle spalle dove sono stati bravi i loro attaccanti, magari a lavorare di esperienza contro i nostri difensori. È un attimino di un momento che va un pochettino così, potevamo portarla a casa. Dispiace per il palo di Lorenzo, perché lì poteva cambiare le sorti del match, però ci siamo. Speriamo che questa benedetta vittoria arrivi il prima possibile, in modo che diamo man forte a questo momento, questi risultati utili, diciamo. Noi lavoriamo per cercare di arrivare a fine anno e aver fatto il massimo che possiamo fare. Credo che alla fine anno i punti che hai fatto sono quelli che ti sei meritato, quindi se noi continuiamo a lavorare, a crescere, a migliorare su tutti gli aspetti, credo che possiamo dire la nostra e piazzarci bene e poi magari fare dei playoff dignitosi. Poi, se andiamo ad analizzare le partite, obiettivamente vi dico che abbiamo più qualcosa da parlare di sfortuna, vedi Vibonese, vedi qualche altro episodio con la Turris, abbiamo preso un tiro in porta, siamo tornati con un punto da là e un punto con la Vibonese in casa.
con un pizzico di fortuna in più potevamo avere quei 2/4 punticini in più. Allora, penso che il presidente sia stato abbastanza chiaro sul discorso dei rinnovi, quindi non voglio andargli contro, quindi è inutile che sto a dire a tutti quanto vorrei rimanere a Teramo, perché sono stato benissimo, mi sono trovato benissimo, quindi non credo che sia questo. A me farebbe piacere rimanere, di fronte però oggettivamente ti dico che se dovesse arrivare un'offerta da una squadra importante e mi prolungano il contratto, purtroppo io, ragazzi, sono una famiglia e devo anche guardare il mio futuro. Mi dispiacerebbe se avvenisse prima di un ipotetico rinnovo qua, perché sto veramente bene, quindi sto con la speranza, penso come tanti altri di noi. Ecco, queste le parole di Francesco Bombaggi. Oh, Gianluca, io ti chiedo, da operatore di mercato, in realtà non ha detto niente di clamoroso. Certo, è una cosa che normalmente non si sente. È stato molto onesto. No, è stato onesto. Certamente, è stato molto onesto. Spesso ci si dimentica che il calcio è un gioco, ma è un lavoro. E quindi lui deve pensare al suo lavoro. Credo che lo vediamo anche a altissimi livelli, solo che spesso non si è capito. A Ciro Ferrara gli rimproverano ancora che dal Napoli, lui napoletano, è andato a giocare alla Juve. Ma cioè, fa parte di un lavoro di un professionista, insomma. Io penso che lui l'abbia detto e penso che sia vero che a Teramo si è trovato benissimo, però chiaramente se dovesse arrivargli un'offerta importante da una società importante, lui la deve valutare, perché qualsiasi altro farebbe la stessa cosa, insomma. Questo è quello che penso io, e penso che sia giusto rispettare le scelte di un professionista. Peraltro questa situazione fa, tra virgolette, non il paio, perché non è la stessa situazione, lo ricordiamo, però c'è sempre la questione Piacentini, che è attualmente ancora indisponibile perché non ha accettato il rinnovo di contratto. Queste situazioni, per te che sei stato anche calciatore, Gianluca, che cosa possono... Sì, ti ho sentito molto a fatica adesso, parlavi di Piacentini, insomma, della situazione... Che non vuole andare a rinnovo. Con questa, cioè, queste situazioni possono un po' suscitare qualche sentimento all'interno dello spogliatoio? Non ti sento. Se può creare qualche problema all'interno dello spogliatoio, tu dici? Guarda, io penso una cosa. Io quando ero piccolo sentivo sempre il detto, no? Che una squadra è forte se è un gruppo. Io dico sempre che il gruppo lo fa i risultati, perché qualsiasi buon gruppo va a finire male se perde 7-8 partite. Cioè, secondo me è questo. C'è bisogno anche di un buon gruppo, ma il gruppo che perde sempre non sarà più un gruppo, a mio parere. Quindi il discorso è che non credo che qualche risultato possa venir meno perché ci sono queste situazioni. Dopotutto, prendiamo sempre l'altissimo livello, diciamo una squadra di Serie A, la più gloriosa squadra di Serie A, che è il Milan. Praticamente adesso, ma mi sembra anche una cosa, ho detto una cosa penso sia giusta. Ci sono dei a parte scherzi, insomma, ci sono dei calciatori che sono in procinto di rinnovo, come Donnarumma, come Çalhanoğlu. Io non credo che questi calciatori, quando vanno in campo, pensano in continuazione al rinnovo, pensano a giocare. Quindi io non credo che possa disturbare il lavoro di un calciatore quello del rinnovo. Assolutamente, insomma, nella maniera più assoluta. Un professionista non, quando entra in campo deve mettere da parte tutto il resto, insomma. Quindi quello è un qualcosa che Gianluca, si affronta Piacentini è stato messo fuori lista durante la partita. Come, Andrea?
Però non si tratta solo e soltanto di rinnovo, si tratta di un giocatore che è stato messo fuori per scelta della società, cioè si è andati anche oltre, cioè Donnarumma e Çalhanoğlu non sono fuori rosa, fuori squadra, giocano e trattano. Piacentini non tratta in questo caso, è stato messo fuori perché non si è trovata questa intesa, però il fatto che sia stato messo fuori su scelta della società probabilmente qualcosa può portare, qualche scompenso può portare. Sì, questo sì, scusami Andrea, ma io non avevo capito molto bene la domanda perché purtroppo l'audio arriva a tratti e quindi non avevo capito bene, insomma. Hai perfettamente ragione, su questo hai perfettamente ragione. Ania, vengo da te perché in settimana si è parlato di un Piacentini che poteva essere reintegrato, che era quasi forse addirittura a disposizione per la gara con l'Avellino, poi non è stato così. Com'è la situazione? Nei giorni scorsi, prima della gara contro l'Avellino, sembrava infatti, come hai detto tu, che Piacentini potesse essere a disposizione, anche considerata la squalifica di Soprano, il problema di Lasic che si porterà avanti, salvo sorprese, anche per la gara contro la Viterbese, quindi non ci sarà. C'è stato un lavoro diplomatico che però poi si è concluso con una fumata nera, perché evidentemente società, ma per società intendo in questo caso per gestione del caso soprattutto il presidente Iachini e l'entourage del giocatore che sarebbe Silvio Pagliari, non c'è stato accordo alla fine. E accordo a rigor di logica credo fosse soprattutto sul rinnovo, perché Piacentini sarebbe stato reintegrato in lista se avesse appunto rinnovato magari 2021, dal 2022 in su, per cercare magari anche di fare plusvalenza, quindi non c'è stato accordo. In teoria dalle regole, già da questa finestra di mercato, già da gennaio, Piacentini potrebbe accordarsi a parametro zero con qualsiasi altra squadra, essendo a scadenza a giugno. Al momento non vedo spiragli, visto come si è conclusa giovedì con una fumata nera la trattativa per cercare appunto un punto di incontro. Poi le vie del mercato sono infinite, non si può mai sapere, però ora più che mai penso che Piacentini sia fuori dal Teramo, almeno a questo momento, ecco. Andrea, vengo da te perché prima un telespettatore da casa ci ha detto: da quando non ha rinnovato Piacentini qualcosa si è inceppato. Io non credo che si può arrivare magari ad inceppare un intero sistema di squadra per il rinnovo di un giocatore, il mancato rinnovo di un giocatore o comunque la messa fuori lista di un rinnovo di un giocatore. Certo però che tutta questa situazione fa il paio con quello che ha detto a fine anno il presidente Iachini, che ha detto: chi deve rinnovare aspettiamo fine anno, vediamo qual è il rendimento e poi non c'è nessun problema. Ma sono tempi che per un calciatore mal si conciliano con la carriera di un calciatore. Un calciatore in scadenza non aspetta giugno, credo. Sì, solitamente è così. Se ci tieni a tenere un giocatore importante, comunque lavori sin da subito per un rinnovo e magari non aspetti che si arrivi a scadenza. A me sembra chiaro, insomma, che non ci sia tutta questa necessità e volontà di arrivare a tenere questi giocatori, perché poi se ci fosse la volontà, uno, bisognerebbe trattare da subito, due, fare delle offerte pertinenti, perché se poi si aspetta la fine dell'anno, magari il giocatore ha già trovato l'accordo con un altro club, però poi anche tu, se metti sul piatto un'offerta che è abbastanza povera, solo per farti sentire il no e poter dire: beh, però io ci ho provato, ma mi ha detto no, scelta sua. Diciamo che si è partiti in un certo modo l'estate scorsa con un certo tipo di piano. Mi sembra che tutti i comportamenti messi in atto nel corso delle settimane e dei mesi ci stanno portando a verificare, ma è stato anche ammesso, un ridimensionamento. Quando lo stesso Sandro Federico ai nostri microfoni ha detto che Cianci è stato dato in prestito per
valorizzare sì, ma comunque risparmiando l'ingaggio del giocatore, vuol dire insomma che si sta ragionando in una certa ottica. Dopodiché il calo del Teramo era iniziato ben prima che Piacentini venisse messo fuori rosa, poi è arrivato anche questo episodio che certamente non è l'episodio che ha scatenato la flessione del Teramo, ma è un altro elemento che un pizzico penso destabilizzi. Ricordiamoci, ci scrivono da casa, che il pareggio equivale ad una sconfitta e da novembre che non si vince bello non è. C'è anche da dire, Ania, che probabilmente però è vero che non sono arrivate le vittorie, però a parte Bisceglie, che forse è la più sanguinosa, non sono arrivate neanche tutte queste sconfitte. No, il merito del Teramo è stato comunque quello di essere arrivato ad evitare la sconfitta il più delle volte, ecco, insomma, sono arrivati 5 pareggi e 2 sconfitte in questa serie di 7 gare in cui non è arrivata la vittoria per la formazione di Pace, e questo sicuramente è una nota di merito, una nota positiva nel cercare di muovere sempre la classifica. Anche vista la classifica odierna, insomma, togliendo fuori il recupero di Catanzaro e il Foggia domani che dovrà giocare. Comunque rimane una buona classifica. Anche dal mercato, perché ormai si parla e si sente tanto in giro, insomma, si cerca e si sogna l'attaccante che possa risolvere tutti i mali del Teramo lì davanti, ma a parte che non è questa la finestra di mercato, per cercare un attaccante da doppia cifra, ecco, magari doveva essere preso in estate, adesso ti puoi solo accontentare di ciò che c'è o puntare su un giovane, ma in ogni caso io penso, anche vedendo un po' la gara di ieri, il Teramo secondo me deve trovare altre soluzioni offensive rispetto a quelle che ha messo in mostra fino a questo momento, perché anche ieri ha messo in mostra di nuovo difficoltà nel proporsi in avanti e nel far male all'Avellino. Se di contro invece la fase di non possesso è buona, soprattutto nel primo tempo, è stata anche una fase di un possesso di personalità, secondo me, con l'Avellino, che è riuscito comunque a fare ben poco, ed è una squadra, anche l'Avellino, costruita per fare bene, per stare in alto in classifica. Nella ripresa si è andati un po' in difficoltà, lasciando perdere poi il calcio di rigore, che anch'io, non, come Aldo Fattore ha detto prima, condivido l'analisi, c'è, non sono quindi d'accordo con quello che ha detto il tecnico a fine partita, però si è andati un po' in difficoltà anche in fase di non possesso, e in fase di possesso si passa sempre per l'estro di qualche giocatore, che per carità è importante, perché la qualità dei giocatori, dei singoli, può fare la differenza, ma nel lungo periodo c'è bisogno sempre di squadra, di riuscire a creare qualcosa, perché i singoli possono avere giornate no, la squadra può sopperire alle mancanze dei singoli, quindi credo che in questo il Teramo in fase di costruzione debba crescere il prima possibile per cercare di stare più in alto in classifica ed aspettarsi almeno ad adesso nulla dal mercato per quanto riguarda lì davanti. Si parla di un esterno d'attacco per magari rimpiazzare Minelli, che dovrà essere operato la settimana prossima, si parla soprattutto di un terzino destro, se mi permetti faccio il nome di Cancellotti, che è un po' uscito oggi, questo ipotetico ritorno di Cancellotti nell'ipotesi appunto di uno scambio con Mungo, con il Perugia, e anche dovrebbe essere incluso il centrocampista Moscati, però per adesso non rimane appunto un'ipotesi, un'operazione ipotetica di scambio, ma sarebbe un po' come anche tornare indietro, cioè Cancellotti lo hai dato via in estate perché dovevi alleggerire il monte ingaggi, adesso lo riprendi alleggerendo il monte ingaggi di nuovo, togliendo Mungo, però è un po', mi sembra un po' un navigare a vista giorno per giorno, e quella programmazione di una stagione e mezzo fa mi sembra persa, ecco. Grazie Ania, ci vediamo martedì per Proteramo, ovviamente. A voi. Alle 21, continuiamo a parlare approfonditamente del momento del Teramo. Gianluca, prima di salutare anche te, perché siamo in chiusura, ci hanno scritto novità sul mercato del Pescara. Te ne hai, insomma, questi attaccanti arrivano? Ma io ho sentito qualcosa, però non sono addentrato. So che ci sono dei movimenti, insomma, però lo sa chi li sta facendo questi movimenti, quindi non ti posso dire altro su questo, insomma. Allora Andrea, ce li dai tu qualche news? Ma al momento non c'è ancora nulla di concreto, diciamo che
Forse la pista più quella del giovane di Sebastiano Esposito, se poi Inter e Spal si mettono d'accordo sulla fine del prestito ed Esposito poi si convince anche l'Inter a dare il giocatore in prestito al Pescara, questa potrebbe essere la via un po' più breve. Circa le altre piste, sui giocatori più navigati, visto che si parla molto di vari Ciofani e Ceravoli, io penso che prima, a parte che queste sono operazioni un po' più lunghe, ma prima di Pescara Cremonese non penso che vengano a Pescara, uno dei due venga a Pescara, perché la Cremonese ha uno sconto diretto e darebbe un attaccante per rinforzare una competitor. Io penso che se sarà con loro, o meglio con uno dei due, sarà dopo il match di domenica prossima. Montalto oggi ha giocato, si è divorato un gol clamoroso a porta vuota, è entrato dalla panchina, però anche lì insomma non è un'operazione semplice, perché il giocatore ha un altro anno e mezzo di contratto con il Bari. Quindi Presidente, auspica di poter già nel giro di 10 giorni portare dei rinforzi a Pescara, la realtà è che però sarà molto difficile che questo avvenga, e forse ancora di più in questo mercato, più che in altri mercati, si attenderà alla fine, quando molti saranno alle strette, forse ci sarà l'opportunità di cogliere un'occasione che per il resto è difficile cogliere, perché non c'è tanta liquidità in giro ora più che mai con la crisi Covid. Io saluto Gianluca Colaneri, grazie Gianluca per essere stato con noi. Grazie a voi per l'invito, grazie. Ciao Gianluca. Speriamo di vederci presto, magari de visu, perché insomma è bello sì in collegamento, però come avete visto. Ci stiamo allontanando tutti e non va bene insomma. Esattamente, grazie Gianluca per essere stato con noi. Grazie a voi, buona serata. Grazie a Gianluca Colaneri. Andrea, in chiusura ci chiedono, ma quando si recupera quindi il notaresco Vastese? Beh, a quanto pare non domani e non mercoledì, è rinviata la data da destinarsi, e io aggiungo quando saranno recuperate tutte le 16 partite che al momento non sono state giocate. Attenzione, Montegiorgio ha avuto 7 casi di positività più uno dello staff tecnico, 8 casi. È probabile, non è certo, ma è probabile che non giochi la prossima. Quindi questa è una, non so qual è la situazione sinceramente ad Agnone e Recanati, però altre partite all'orizzonte si rischia che vengano rinviate, quindi il tassametro continua a correre, il campionato così come è stato riprogrammato finirà nella prima domenica di giugno, però ci saranno tanti infrasettimanali per recuperare tutte queste partite, ma attenzione perché se qui si continua a rinviare 3 partite a domenica, perché la media è questa, io non so poi vediamo quando il prossimo turno, si così ci diamo una regolata più o meno. Maurizio, ti chiedo l'ultimo sforzo. Eccolo qua. Beh, ecco, Porto Sant'Epido Montegiorgio, punto interrogativo. Interrogativo. Interrogativo anche per Recanatese Castelfidardo, interrogativo anche per Rieti Olimpia Agnonese. E poi aggiungo, spero di no perché finora i tamponi sono stati negativi, il Tolentino che ha giocato contro una squadra che poi nei giorni successivi ha trovato 7 positivi, io spero che il Tolentino nei prossimi giorni non abbia qualche caso che possa comportare il rinvio della partita. Eh sì, speriamo bene, questo è il prossimo turno, 12ª giornata di campionato, noi siamo in chiusura, eccole qua, sì. E questo qua, 12ª giornata. Grazie ad Andrea. Grazie Andrea, ovviamente ti ritroviamo. Grazie a voi. Domani sera in replay con Enrico Rocchi, ovviamente le ultimissime sul mercato del Pescara e anche le prospettive a pochi giorni dalla ripresa, perché si ricomincia sabato prossimo il campionato di Serie B, dunque non perdete domani sera l'appuntamento con replay alle 21, martedì sera ovviamente torna l'appuntamento con Proteramo per parlare nel pareggio con l'Avellino e non solo, l'Abruzzo del pallone invece torna domenica prossima 19:30 TV6 canale 14 del Digitale Terrestre. Buona domenica!